Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti alla quinta edizione dell'Afro Fashion Week Milano 2020. Io sono Charity Dago, vi accompagnerò per questo panel con questi meravigliosi ospiti. Oggi parleremo di Fashion for Education. Allora, faremo un bellissimo viaggio all'interno delle scuole, parleremo della nuova generazione di Afro Designer. Quindi parleremo di questi afro designer, dove imparano, dove vogliono andare a riscoprire le loro radici, l'insegnamento attraverso scuole e questo link che si è creato tra l'Italia e l'Africa. Allora passo subito la parola ai nostri relatori presentandoli uno per uno. Do il benvenuto a Emanuele Mora, direttrice di Moda Calta. Grazie, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti. Allora, dicevo, Emanuela Mora, direttrice di Moda Calde presso l'Università Cattolica di Milano, in ordine di apparizione Paul Henry Assocco. Benvenuto Paul Henry, direttore di Labo Duala. Grazie, buona serata a tutti. Eccoci, poi passiamo subito a Adrian Roberts. Benvenuti Adrian. Grazie. Direttore dell'International of Education all'Accademia Costume di Roma e l'ultimo ma non ultimo Edward Buchanan, spero di aver pronunciato bene, e direttore alla perfezione, direttore di Sansovino 6. Benvenuto Edward. Grazie. Allora, spero che stiate tutti quanti molto bene. Sì. Partiremo. Per ora sì. Per ora sì. Allora, andiamo subito nel vivo, partiamo con la primissima domanda e vorrei appunto che a turno rispondeste dicendo effettivamente quello che pensate a proposito proprio della Fashion for Education. Allora, quali capacità creative e tecniche saranno richieste ai giovani designer negli anni a venire? Emanuela, partiamo da te. Sì, allora parto volentieri, anche se io non dirigo una scuola che forma designer, noi ci occupiamo soprattutto di comunicazione e di formazione alla cultura della moda, però questo a me sembra un punto sempre più rilevante per chi deve fare il designer di moda. La mia impressione è che negli anni a venire i giovani designer avranno sempre più bisogno di capire bene in quale contesto la moda che fanno verrà venduta e soprattutto indossata e usata. E sappiamo bene questo perché la moda è sempre stata, diciamo, un fenomeno che ha fatto da acceleratore o ha incarnato benissimo proprio i processi di trasformazione delle società. E naturalmente non c'è bisogno di sottolineare come questi anni, questi mesi, quest'anno che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, è particolarmente sintomatico, no? Ha accelerato probabilmente una serie di cambiamenti in corso già da tempo. E quindi io credo che le competenze richieste ai giovani che vorranno disegnare, creare moda in futuro saranno sempre più anche capacità di lettura del contesto in cui vivono, quindi competenze di ordine antropologico, sociologico, artistico, culturale, ma non solo, saranno anche probabilmente competenze di styling per essere capaci di creare non solo nuovi prodotti, ma soprattutto nuovi servizi di consulenza per le aziende, per le riviste, per i consumatori finali, perché uno dei cambiamenti dominanti, forse ne parleremo nuovamente, è certamente quello verso la sostenibilità e una delle condizioni fondamentali per la sostenibilità è la riduzione della quantità di prodotti messi in circolazione, che però non deve voler dire diminuzione della innovazione di moda messa in circolazione. Quindi qui ci muoviamo su un crinale delicato, complicato, no? Quindi io credo capacità di styling per immaginare nuove possibilità anche appunto di riuso, di prolungamento della vita dei tessuti, di gioco con ciò che abbiamo già dentro i nostri armadi. E poi però anche necessità di coniugare le capacità creative di disegno con le opportunità
di materiali, di tecnologie per fare un prodotto sempre più sostenibile, quindi anche capacità di networking per entrare in contatto con gli altri attori della filiera produttiva, conoscenze di materiali e delle tecnologie e io credo capacità imprenditoriale sempre di più. Questa è una caratteristica che ha sempre contraddistinto in realtà la moda italiana rispetto alle altre mode, quantomeno alle altre mode europee, e credo che invece sia un tratto che la moda italiana o i giovani designer italiani possono avere con i giovani designer e il modo di fare moda nei paesi africani, no? Dove io credo ci sia spazio per start-up, per autoimprenditorialità, per promozione della creatività insieme alla capacità di pensarsi come dei soggetti che si occupano anche di tutti gli aspetti di produzione, di marketing, di commercializzazione. Quindi mi sembrano compiti titanici che forse nessuna scuola da sola può garantire tutti e quindi a me sembra anche molto importante in questa nostra riflessione di Fashion for Education, no, al contrario, Education for Fashion, di pensare alla capacità delle scuole di collaborare, di fare rete e di fornire pezzetti di percorsi che possano armonizzarsi tra di loro. Ecco, questo diciamo è la mia provocazione, un po' la mia proposta da mettere sul tavolo, confrontandomi in realtà con direttori di scuole che formano davvero designer laddove noi non lo facciamo. Allora, grazie Emanuela, e raccoglierei la provocazione per il tuo punto di vista sul territorio milanese. Però Adrian, che cosa ne pensi appunto riguardo a questo e parlando appunto invece del territorio romano? Ma è molto complesso e io non posso anche parlare solo di romano nella situazione perché lavoro per decine di anni in questo campo. Anche sono direttore di Graduate Fashion Week a Londra International, dove lavoro con più di 70 scuole in tutto il mondo. Ritornato solo l'altro giorno di Londra, ovviamente abbiamo fatto Graduate Fashion Week in modo molto ridotto, solo con 25 scuole internazionali, non 70-80 come prima, e tante scuole inglesi. Allora, sono sempre in contatto con diversità di scuole in tutto il mondo, anche con mio lavoro accademia a Roma, io spesso giravo il mondo, non giro il mondo più, però ancora sono online con tante scuole, dai miei consigli, faccio webinars in tutte scuole nel tutto il mondo, ancora da casa. Però il discorso è molto complesso perché ogni paese, ogni cultura ha la sua visione di non solo di moda, però anche della moda didattica, l'education fashion. Ogni paese approccia questo in modo diverso, anche ogni scuola. Non può dire, per esempio, che c'è un migliore scuola in tutto il mondo, perché non esiste. Ho studiato a Central St. Martin's Royal College, ho fatto anche un cambio a Boston, a New York, quando ero giovane, a 21 anni. Non si può dire che questi sono i migliori, perché non esiste il migliore, solo esiste il migliore per l'esperienza del studente. Ogni studente deve trovare la sua strada. E non parliamo solo della design di moda, stilisti. Il mondo della moda è molto complesso e bisogna forse piuttosto oggi altre figure della moda, non solo stilisti. Stilisti il mondo è pieno, mi spiace, però il mondo è pieno di stilisti. Un altro stilista di un'altra gonna femminile non serve più. Mi piace che sta ridendo Edward, perché il mondo è pieno. Purtroppo i giovani hanno la sola idea di disegnare un altro vestitino per loro, per se stesso, anche se sono maschio, disegnare un altro vestito solo per se stesso. Il mondo non ha bisogno di questo, bisogna altre cose, altri pensieri. La didattica non è solo disegnare e creare i capi. C'è ovviamente migliaia di altre figure che sono magari più importanti adesso. La comunicazione di moda, oggi come oggi, è più importante del vestito in sé. Con le tecnologie stiamo cambiando piuttosto il modo di comunicare e non il modo di vestire. Il modo di vestire è un po' antico. Il modo di comunicare, vendere o come adesso, vendere o non vendere, sta cambiando tanto. E queste figure sono più importanti per tutti quanti. E deve parlare anche di diversità. La parola moda, forse in tutte le lingue, è la parola più usato, più abusato.
popular abbigliamento popolare. Tutti quanti portano abbigliamento popolare. Il hoodie di Edward là è abbigliamento di popolare, anche questo. Moda è un'altra cosa. I problemi di moda, i problemi di abbigliamento popolare sono diversi quando parliamo di sostenibilità. Nessun Balenciaga va dentro il landfill. Quando parliamo di landfill, i problemi sono diversi. Così la materia per lo studente, specialmente all'inizio, è molto complesso. Devo dire una cosa, con Graduate Fashion Week ho provato anche coinvolgere scuole in Africa. È stato molto difficile, ancora non è entrato una scuola. È un po' di anni che sto lanciando questa sfida, a mettere in contatto tra un amico o qualcuno, una conoscenza, e nessuno ancora entra. Sto parlando con diversi charities africane di parlare di questo anche problema, anche provare a portare un po' di studenti con scholarships da Africa qui in Italia, però è molto complesso, non è facile. Allora, vabbè, sto facendo il meglio, però non è così facile fare tutto quanto. Non so se ho spiegato magari troppo concetti nel stesso tempo. No, sei stato come molto sempre. Chiaro. Grazie. Okay. Passo la palla a Paul Henry per parlare appunto della realtà invece duala e parlare proprio di questo, cioè quali capacità creative e tecniche, se le due cose vanno di pari passo, spingono e stimolano gli studenti africani. Allora, io partirei già da un contesto molto ridotto, che non è il contesto africano, è il contesto camerunese, ancora di meno il contesto di Douala e di Yaoundé. E lì è il progetto che abbiamo, che è una scuola d'arte e di design, la moda è un piccolo dipartimento all'interno di questo complesso. Quindi è anche un progetto, diciamo, nuovo, perché nei programmi di formazione in Camerun, per dire, è, diciamo che è la prima volta che si mette un progetto, si realizza un progetto dove si pensa proprio a una formazione accademica nell'ambito della moda. Quindi questa realtà, questa scuola viene anche per rispondere a un bisogno. Il bisogno è il bisogno professionale, il bisogno di inserimento socio-professionale per i giovani, visto che lo Stato non riesce più a assorbire tutto, diciamo, a dare il lavoro, a procurare il lavoro a tutti. Quindi c'è una spinta per il privato di aprire delle scuole che hanno questa possibilità, questa potenzialità professionale. Quindi siamo in questo caso qua. Però se all'interno dell'Accademia c'è il fatto che comunque, visto che è un campo nuovo, è anche un campo molto sviluppato a livello internazionale, la didattica o, diciamo, la sfida che abbiamo è di spingere i ragazzi a intuire i nuovi aree, i nuovi territori di interventi, dove e cosa possiamo portare in questo ambito professionale, in questo ambito della moda. E lì cerchiamo, a un certo livello, di non pensare soprattutto al di fuori del contesto locale. Quindi ci sono delle potenzialità che sono tanti. Il mercato, non c'è ancora un'attività di questo genere per il mercato locale, non è molto sviluppato, quindi i ragazzi devono pensare a un territorio già dall'inizio, che è il territorio dove vivono, imparare a identificare, a capire, a circondare i luoghi dove portare dei prodotti, per migliorare anche una parte della vita, diciamo così.
Poi, diciamo che abbiamo anche iniziato degli scambi con l'esterno, per dire che con l'Italia, perché il progetto è supportato con una Onlus italiana, quindi facendo girare un po' di persone. C'è anche il fatto che nei nostri programmi la formazione che dobbiamo dare deve anche rispettare o avviarsi su degli strumenti internazionali a livello metodologico, per dire, quindi a livello soprattutto metodologica e anche, diciamo, del mercato, per dire che e lì cerchiamo sempre di mettere la scuola, i ragazzi in contatto con l'esterno, di creare dei programmi di ricerca, perché non alla Laba non si fanno dei corsi tipo classiche, no? Dove uno viene, fa dei corsi, racconta, fa leggere la storia. Questo fa parte del progetto, però soprattutto costruire, diciamo, il progetto di moda attorno a uno scambio che integra anche il contesto culturale locale e internazionale. E questa per noi è la cosa che potrà portare i ragazzi a produrre, a partecipare in un certo modo allo sviluppo del settore della moda. Manuela diceva adesso, parlava prima della parte proprio della conoscenza culturale, la potenzialità che abbiamo e c'è. Cerchiamo di spingere anche i ragazzi a capire quali sono gli strumenti che già prima esistevano, prima esistono, qual è il senso antropologico, il significato, perché, qual è il tipo di moda o qual era il senso di vestirsi nella società, e da lì per imparare e sviluppare strumenti critici per poter rispondere alle esigenze attuali. Quindi, secondo me, e quello che cerchiamo di fare alla Laba di Douala, in questo caso, che è un caso molto ridotto, è ancora in costruzione, è questa cosa qua, perché io credo personalmente che rispondendo alle un'esigenza locale si riesce anche a rispondere a un'esigenza internazionale. Non puoi pretendere rispondere a un'esigenza internazionale se non sai esattamente, se non riesce a capire il contesto dove vivi e dove devi intervenire. Poi, su le richieste ai giovani designer, c'è un aspetto molto importante, secondo me, che bisogna considerare per noi, è anche la conoscenza digitale, perché i ragazzi adesso devono assolutamente avere una competenza digitale. Questa competenza digitale va anche con internet, questi nuovi mezzi che permettono di, anche a una distanza geografica, di conoscere, di interagire, di scambiare e di presentare, di fare scoprire dove vivono, cosa fanno. È una cosa su cui noi insistiamo molto, questa capacità, questa conoscenza, integrazione nella pratica della moda, nella creazione, nel programma di formazione, questo aspetto digitale e l'uso di internet a scuola, per dire. Ecco, io per finire direi anche che concretamente sul prodotto il Camerun, per prendere questo caso qua, ha una materia prima molto importante e c'è una storia artigianale, tradizionale che a volte mette insieme l'arte in una parte, la bellezza della vita, la bellezza di costruire un ambiente bello per la vita, per sentirsi
bene nel suo essere, e questa attività artigianale ha anche, è anche in Camerun tradizionale, i primi passi dello sviluppo industriale. Quindi questa potenzialità è una materia prima per un contesto come il nostro, per i giovani che si formano nell'ambito della moda. È quello che posso dire per adesso a proposito degli strumenti. Grazie mille, Paul Henry. Edward, hai il compito e l'onere di concludere questa prima domanda. Quindi quali capacità creative tecniche devono avere questi giovani ragazzi, anche dal punto di vista di Sansovino? Sì, è una domanda molto grande. Comunque io sono parlo al 100% del lato di creativo. Io sono un creativo, I'm a designer, stilista. Many people call me many other things, però comunque I'm a designer. Adrian knows. Quindi ho lavorato con diverse scuole come consulente e anche come critico. Quindi io sono lì, quando vado a una scuola, io sono lì per aiutare gli studenti a trovare la loro strada. Io dico sempre, quando sono lì, cioè io non sono un insegnante. Io sono lì per dare loro la mia esperienza, primo, opinione, sì. Sono lì anche veramente per aiutare loro a capire loro potential in the end, ok? So, però comunque io ho sempre pensato che in tempi di recession, like right now we're like post pandemic, you know, per gli studenti è un momento super strano. Ho notato, I'm sure Adrian, you can attest to this, it's a moment where they're thinking about creativity and where they want to go, but it's very confusing. And I always thought, comunque in un momento di recession or in a moment of kind of world issues and problems, per me è il momento migliore per la creatività. I always think, cioè, queste idee vengono comunque spontaneous and they need reflection and time, però ho notato con questi studenti adesso, interestingly enough, an eruption of ideas and creativity. And this is a beautiful, it's beautiful to see. Skills for the future, digital, like Paul said, assolutamente, super, super important for communication, for creativity, everything across the board. Patience, ingenuity, and the willingness and possibility to be able to work very well with other people. So it's actually a form of digital, like we're doing now, is also a form of being able to communicate and understand. Later on, dopo parliamo di sostenibilità, perché comunque io voglio parlare. Comunque, 100%, 360 gradi di sostenibilità, perché per me è assolutamente il futuro. Ok, grazie mille, Edward. Allora andiamo veloci alla seconda domanda, che è altrettanto importante. Avete parlato di tante cose, di tanti temi, e diversità culturale, vista come un valore aggiunto, oltre al talento e alle capacità tecniche, il sistema delle scuole come può aiutare i talenti afro? Cioè come può aiutare i talenti afro ad inserirsi, ad integrarsi nel panorama italiano delle aziende? Questo è un altro tema molto importante. Emanuela, ritorniamo a te. Sì, grazie. Questo è un tema molto importante, mi sembra molto difficile anche. Devo dire che io ho seguito con grande interesse il lavoro di Afro Fashion Week Milano,
che mi sembra in questi anni, adesso non lo dico perché suona un po' strano dirlo in questo contesto, ma Michelle, che mi conosce da tanti anni, sa che lo dico in realtà in ogni contesto, non solo alla Afro Fashion Week. Secondo me loro sono state veramente brave a creare contatti, a cercare i contatti col sistema delle istituzioni, le associazioni di categoria della moda a Milano, in Italia, con le scuole, con le nuove generazioni appunto di afro-italiani che si muovono in questi mondi. Allora, a me sembra che l'attività fondamentale per promuovere questa inclusione sia il lavoro di networking e appunto diciamo la best practice di Afro Fashion Week può rappresentare un modello da seguire, o anche il centro catalizzatore, no? E continuano ad allargare, a tendere, diciamo, anelli, no? A cui agganci, a cui possiamo agganciarci in tanti, e questa mi sembra la cosa fondamentale. Tornando sul tema della diversità culturale, questo a me, devo dire, sembra però il punto fondamentale, che va ben al di là della questione dell'inclusione dei designer di ascendenza afro in Italia o wherever in the world. Nel senso che la moda, così come ogni industria culturale, di fatto vive di diversità culturale, non solo diversità culturale dal punto di vista dell'origine etnica, no? O delle tradizioni culturali di chi la crea, ma di diversità culturale intesa come capacità di creare nuove espressioni culturali, altrimenti è tutta riproduzione, è tutto uguale, ci siamo persi la creatività. E quindi a me sembra che le potenzialità che nascono dall'incontro tra creatività di diverse origini culturali, geografiche, di esperienze, può essere un arricchimento, è l'unica condizione dell'arricchimento dell'industria della moda, e quindi questa va riportata al centro. Voglio dire invece sul tema della diversità culturale legata alle differenti origini etniche e al tema dell'inclusione della dimensione afro nella fashion world, nella fashion globale, però che secondo me in questo momento siamo un po' dentro una issue di qualche genere, di cui probabilmente il mondo anglosassone, sono contenta che ci siano Adrian ed Edward per confrontarci su questo tema, il mondo anglosassone secondo me vive un po' una contraddizione, o comunque essendo molto attento al tema del rispetto della diversità culturale, finisce poi per, in alcuni casi, per paralizzare i possibili dialoghi, le possibili contaminazioni, la possibile capacità di produrre davvero qualche cosa di nuovo. A che cosa mi riferisco? Al fatto assolutamente incontrovertibile che, come mondo occidentale, ci portiamo la responsabilità dello sguardo imperialista, della posizione dominante, dello sguardo coloniale, di cui siamo responsabili, colpevoli, assolutamente. Però, come dire, il non riuscire a guardare oltre a questa situazione e non riuscire a creare condizioni di dialogo vero, autentico, in cui ciascuno di noi, dalla posizione in cui è, con le proprie colpe e le proprie potenzialità, prende parola, dice la sua e ascolta onestamente quello che hanno da dire agli altri, ecco, questa difficoltà a creare situazioni di dialogo autentico, secondo me, un po' ci paralizza. Qual è l'altra faccia della medaglia? Che ogni volta che c'è un tema come dire, comparsa sulla scena della moda di un soggetto, di un tema, di un modo di affrontare le cose che pone al centro l'Africa, si finisce sempre per essere capaci, ovviamente, perché c'è sempre quel pezzo lì, di andare a vedere le possibili colpe, la possibile volontà di prevaricazione. E questo, da un lato, spaventa alcuni che quindi si tirano indietro e non ci provano neanche ad affrontare il tema.
dall'altra autorizza chi è portatore dell'identità africana, in qualche caso, a dire solo io ho il diritto di parola e quindi a difendere con delle ragioni, vorrei essere intesa nel senso vero, ma a difendere, no, l'autenticità e la purezza del contenuto culturale, della ricostruzione della tradizione storica, eccetera. Ecco, tutto questo che è fondamentale da porre sul tavolo e di cui dobbiamo essere consapevoli, però secondo me può essere superato solo se abbiamo il coraggio di dirci, guardandoci negli occhi e riconoscendo ciascuno le proprie responsabilità, dobbiamo provare a costruire qualche cosa di nuovo e a farlo insieme, perché appunto è solo insieme che possiamo mettere sul tavolo elementi di novità. E la moda, nella purezza dei contenuti culturali, non esiste, non è mai esistita. La moda è sempre stata contaminazione di materiali, di sguardi, di capacità, di modi di fare le cose, no? E in generale l'arte è stata questa cosa. Non so, ecco, scusate, su questo veramente mi appassiono, perché mi appassiono e mi rendo conto che mi espongo a tutte le possibili critiche che sono assolutamente pronta a prendermi addosso. E, però davvero, peraltro offro il tavolo del nostro centro come un luogo dove possiamo andare avanti per tutto il tempo che volete a discutere onestamente di questa cosa, ma credo che veramente questo sia un punto fondamentale, altrimenti, come dire, far diventare la moda un luogo in cui la sperimentiamo davvero, la diversità culturale, secondo me non ce la facciamo. Grazie Manuela. Giro questa domanda, questa provocazione a Adrian, alla tua esperienza, e proprio ti pongo questa domanda: come può il sistema delle scuole di moda italiano, cioè è in grado, è pronto a fare questo passo in avanti a includere e a integrare appunto il valore aggiunto della diversità? Voglio iniziare ringraziando Emanuela prima per la sua tanta verità che ha detto. Soprattutto, però non sono anglosassone e odio quell'espressione, è una cosa che sono carico, lo so, è usato sempre in Italia, anglosassone odio, però dopo voglio parlare di questo. Non c'è un'esclusione di un etnico o l'altro nella didattica da moda in Italia, però c'è il problema che parlava prima di Emanuele sottofondo, sempre là, il white privilege. Non lo so come si dice in italiano, non ho mai sentito un italiano di usare quelle parole che viene fuori dalla bocca. Privilegio bianco. Yes. È un problema nostro, non di afro. È un problema nostro, solo noi possiamo cambiare questo. E se cambia, come abbiamo fatto stasera, se cambiare di parlare di questo. Speriamo c'è un po' di persone di carnagione bianca che guarda questa stasera e ti chiedo loro andare su Netflix e vedere Hello Privilege, It's Me Chelsea. Non lo so se hai visto questo, però mi ha aiutato tanto, solo per aiutarmi a parlare anche con i miei amici di tutti i colori, perché ovviamente sono britannico, noi parliamo sempre di BEAM community, la community Black Asian Ethnic Minorities, perché abbiamo una cultura ancora più pesante, non solo sul colore di pelle afro, però anche in tutto il mondo. Io personalmente lavoro spesso in India. La prima volta che arrivato in India ho chiesto come mai sei così carino e dolce con me. È assurdo, sono trattato troppo bene in India. Non è che voglio essere abusato, però qualche volta voglio qualcuno che mi parla di questi problemi. Allora, non credo c'è un fondamentale problema con il sistema education della moda italiana, però magari c'è un problema sottofondo per tutto, come abbiamo sentito Edward l'altro giorno, quando mi ha fatto tanta emozione, quando ha detto quella prima volta arrivata in Italia, come è stato trattato. Che questo può essere un esempio di tutti. Io, quando sono arrivato in Italia, non è stato così. Io ero arrivato in Italia, andato per prendere il mio permesso di soggiorno a Macerata, credo 89,
E loro ho detto che professione del stilista, e loro riso in faccia del stilista, è un inglese, ma scherziamo? Allora io sono stato da male così, ma non come Edward, che è un altro discorso. Allora il white privilege è il sottofondo, è la nostra società che è stato creato così, e non è per il mondo afro di cambiare, e sono per noi che deve cambiare, e si cambia di parlare e parlare come abbiamo detto stasera. Non lo so se questa aiuta la domanda o risposta alla domanda, però ovviamente in nostre scuole qui in Italia, nella moda, ci sono studenti che vengono da tutto il mondo, di tutti i carnagioni diversi, e questo è importante per me. Quando creo un corso, il nostro corso di Masters, come sa Edward, gli studenti vengono da tutto il mondo, e questo è importante per noi, che così c'è questa divisione culturale in persona, non sono così separate. Non lo so, questo è il mio risposto, se è esatto non lo so, però magari andiamo avanti. C'è qualcuno che c'è il microfono aperto, si sente un sottofondo. Si sente una eco, sì. Intanto grazie Adrian per questa okay. risposta, e lascio la parola a Edward. Comunque grazie per questi temi che sono veramente importanti, bisogna parlarne in modo così chiaro, proprio per riuscire a capire insieme come poter affrontare invece questo discorso. Edward, dici cosa ne pensi? Questo è un conversation molto grande, però comunque grazie a Emanuela e anche Adrian, perché comunque questo è, per adesso, è il mio lavoro. È 25 anni che abito qui in Italia, che faccio il mio lavoro. In 25 anni ho lavorato con tantissime aziende diverse. Grande, lusso, contemporary, mass market, across the board. Io trovo sempre, quando entro in una nuova azienda, che io sono sempre l'unico persona di colore lì dentro. Anche se, per esempio, se faccio un consulenza per un marchio, di solito questi marchi hanno una pubblicità o marketing campaign with black and Asian, so it's all diversity from the outside. They're pushing diversity. They're pushing, you know, international. Però dentro è tutto bianco. Quindi, con Michel Ngomo and Stella Jean, quest'anno abbiamo iniziato to organize an initiative. And our initiative, which is Do Black Lives Matter in Italian Fashion. And it's an initiative for us that's very important, I think for everyone that's very important. And it's in the initial stages. But the idea per noi, per questo initiative, is to start a conversation with the system, con la sistema, which means the Camera Nazionale della Moda. It could mean Pitti. It could mean also Afro Fashion Week. For us, we have 6 punti. Molto importante. Qui stiamo parlando di education, è la cosa più importante, è base. It's the absolute base of what feeds the system that we work in today. So, as we're talking about now, punto di domanda, cioè, io non posso neanche rispondere perché io non I don't understand really why people of color are not fed into the educational system. There could be many reasons. It could be financial. It could be recruiting. It could be, you know, when you're from, sometimes African families, they want you to be a lawyer. They want you to be a doctor. Maybe they don't want you to be a creative. You know, your family doesn't really push you to be a creative. My family didn't necessarily say no, but it wasn't that they were saying be a creative. We have to talk about platform, we have to talk about checks and balances, we have to talk about appropriation. There's so many different conversations, ci sono tantissimi, let's say, angles where we can go. Però per noi stiamo anche creando, and this goes back to Adrian, un database.
Allora, questo database per noi è un database che, cioè, è un po' come un executive recruiting firm. Però per noi è importante da creare questo sistema dove ci sono i merchandisers, i stilisti, i studenti, high level, low level, across the board in Italy. This gives corporations no excuse to say we can't find people of color in Italy. We exist. We're here. There's lots. There's tons. There's tons of talent here. So dobbiamo creare questo connect con la sistema della moda and a database which makes it easier for them to arrive at these talents. It's a long road, però andiamo avanti con forza. Per forza. Grazie, grazie davvero. Posso aggiungere una cosa là? Certo. Posso aggiungere una cosa? Mi è piaciuto molto cosa hai detto adesso, mio amico Edward. Interessante che un po' di anni fa, quando propongo un studente cinese, tutti hanno detto no, no, non voglio un studente cinese. E adesso, stranamente, con il mercato cinese, tutti vorrebbero studenti cinesi, perché capisco la loro cultura. Beh, non siamo lontano di un mercato emerging market africano, non siamo tanto lontano. Vedrai come le cose cambiano di natura. Quando cambio per questo, cambio veloce. Però noi non deve aspettare questo. Grazie, Edward, per l'iniziativa. Scusa se ho interrotto le conversazioni, però è questo. Allora ti lascio andare avanti. Scusa. Grazie mille, Adrian. Anzi, colgo l'occasione per chiedere a Paul Henry a proposito di questo. Quindi, Duala, insomma, diversità culturale. Ti chiediamo solo di attivare il microfono, Paul Henry. Mi sentite? Sì, adesso sì. Mi senti? Ok. Allora, direi che parto da questa espressione che è white privilege, perché è, diciamo, il dibattito di adesso. E non sapendo esattamente il contesto, soprattutto del sistema di moda in Italia, non mi permetterei di dire qualcosa su cui non so esattamente quali sono le dinamiche. Però, se torno, diciamo, riprendendo la domanda che è stata fatta, io direi che comunque questo dibattito qua è un dibattito che bisogna comunque integrare nei programmi di insegnamento e di formazione. Quindi dalle scuole iniziare a avere questi confronti sul mercato, sul sistema del mercato mondiale, e su o discriminazione o esclusione o problematiche che ci sono proprio distribuzione del prodotto sul mercato, e anche lo statuto del designer africano in questo contesto mondiale. Io direi che è importante di metterlo nel programma per preparare già i ragazzi, i futuri designer, a confrontarsi con questo tema. È la cosa che posso dire a proposito. Poi direi anche che per gli studenti, per la formazione, l'Africa è un paese come il nostro, le scuole come i nostri devono lavorare sui programmi, perché prima di raggiungere un sistema del mercato mondiale bisogna anche portare, secondo me, un prodotto di qualità, un prodotto che rispetta anche, parlavamo dell'ecologia ambientale, un prodotto che rispetta le esigenze mondiali attuali. Penso all'ecologia, penso al rispetto dell'ambiente, penso a questo tipo di prodotto. Lo dicevo già prima che c'è la necessità di un networking, è importante, però
dobbiamo anche sapere che c'è un dislivello tra l'Europa, l'Italia e alcuni paesi africani, almeno a livello economico e nella potenza politica. Quindi ci sono anche dei discorsi, posso dire, ideologiche, che comunque non aiutano molto a creare questo dialogo, a permettere questa integrazione reciproca tra i designer africani, le scuole africane e le scuole europee. Io ho degli esempi degli studenti africani che negli ambiti accademici italiani hanno dovuto raccontarci delle esperienze non a presentare ufficialmente, pubblicamente, in questo caso qua. Quindi sono delle problematiche che esistono e dobbiamo affrontarli, dobbiamo parlarne e soprattutto dobbiamo cercare le vie per non solo parlare, però preparare i ragazzi a rispondere in un altro modo. E questo modo, secondo me, è la qualità del networking che creiamo, la qualità della collaborazione che possiamo mettere insieme per sviluppare un campo. Io mi viene, per esempio, da dire, l'Africa sicuramente ha questa intuizione creativa, ci sono tante cose, dicevo prima che il contesto predispone proprio all'innovazione, all'inventività, al mercato, e l'Europa ha anche una tecnologia, posso dire, ha una lunga storia dei parametri del mercato, cosa chiede, come bisogna organizzarlo, e queste competenze insieme possono definire il tipo di collaborazione che l'Africa o le scuole africane possono avere con l'Europa, e entrambi, diciamo, reciprocamente, se devo capire. La diversità culturale, sono anche un po' dell'avviso di Eleonora Mora, io mi faccio sempre la domanda, Emanuela Mora, scusa, mi faccio sempre la domanda quando uno mi dice sei africano, o quando all'interno dell'università dove insegno io qualcuno mi dice gli africani si comportano in un certo modo. Allora, io la domanda che mi faccio sempre, ma chi è africano? L'africano l'hanno preso in un certo periodo e si è fermato lì. Quindi, se uso un computer, questo computer non è africano, però ce l'ho, funziono, sto lavorando, il computer che mi serve a rispondere a un bisogno attuale non è africano. Quindi, anche da parte noi, è vero che è stato detto che c'è un privilege, che è un privilege, un white privilege, però c'è anche che da parte degli africani c'è anche da vedersi in trasformazione, in continuazione, trasformazione, diciamo così, negli incontri, negli scambi, nella trasformazione del mondo. E secondo me sono dei valori che sulla diversità culturale che dobbiamo integrare nei programmi di formazione dei giovani designer. Perché credo che, per finire, che lo sviluppo di un campo come la moda, lo sviluppo di un sistema industriale, un sistema di produzione come quello, non si potrà sviluppare se rimaniamo a discutere sulla razza, per dire, no? Per dire il colore della pelle. È un bloccaggio, secondo me. Il migliore, per rispondere, dobbiamo lavorare sulla qualità, sulla qualità del prodotto, su delle soluzioni che non sono, che non possono essere messi via, per dire, no? Che possono conquistare anche il mercato, conquistare questo sistema della moda, questo sistema commerciale o internazionale della moda. Quindi è anche questo, come dicevo, nell'ambito della scuola, è una cosa su cui dobbiamo insistere,
nei programmi e creare i link di tecnologia, perché per fare un vestito, un costume, per trasformare la materia prima, e almeno ci sono delle persone in Europa, c'è una conoscenza, in Africa c'è una conoscenza, insieme si può collaborare per rendere questi prodotti di qualità, e questa qualità che può conquistare anche i mercati, secondo me. Grazie mille Paul Henri, perché hai tirato fuori veramente un argomento veramente molto importante, quindi grazie. Allora, io andrei con l'ultima domanda. Abbiamo parlato di white privilege, abbiamo parlato di educazione, questo panel è incentrato sull'educazione alla moda, quindi stiamo parlando in realtà dell'educazione che va messa in risalto, no? All'interno delle scuole italiane e non italiane. Abbiamo parlato di digitalizzazione, di come va nella direzione in cui sta andando la moda, quindi la nuova direzione della figura dello stilista e del designer, ma manca un aspetto che avete accennato all'inizio, la sostenibilità. A che punto siamo con la sostenibilità? Cioè, nelle scuole vengono proposti dei programmi che vanno in questa direzione, nella direzione della sostenibilità, che è inevitabile? Emanuela, torno da te. Sì, allora, mi sembra che delle cose si stiano muovendo. In Italia cominciano ad esserci dei corsi dedicati specificatamente a questo tema, cominciano ad esserci degli insegnamenti, diciamo, dei topics dentro corsi di carattere più generale. Il punto è, mi sembra che ci siano, diciamo, due punti deboli. Uno è che la situazione, la questione della sostenibilità avrebbe bisogno di uno sguardo a 360 gradi sul sistema produttivo e creativo della moda, mentre i corsi professionalizzanti sono spesso orientati a formare figure in un punto specifico della filiera, no? Cioè il designer, piuttosto che poi invece chi fa comunicazione, o l'ingegnere che lavora invece sui processi produttivi e così via. E questa, siamo tutti consapevoli, mi sembra che sia cresciuta molto la consapevolezza che il tema è l'integrazione, ma appunto le scuole sono specializzate e quindi si fa fatica ad avere programmi complessivi. Qualcosa sta incominciando a muoversi, secondo me si può fare di più. L'altro tema è che non abbiamo ancora, mi sembra, tanti docenti, specialisti delle diverse funzioni della moda, altrettanto specialisti di questioni di sostenibilità, e quindi abbiamo, diciamo, tanto lavoro da fare per insegnare, ma anche tanto lavoro da fare noi per imparare in modo da poter poi insegnare. Questo è il tema generale. Per quanto riguarda, diciamo, l'incrocio del tema sostenibilità col tema della relazione tra talenti italiani e talenti africani, o scuole italiane e scuole africane, mi sembra che probabilmente su questo tema abbiamo in Italia avremmo la possibilità di imparare invece dalle scuole africane. Io adesso ho in mente un po', la conosco non bene l'Africa, quello che conosco sono un po' i paesi del West Africa, per quanto poco, ma in ogni caso lì mi sembra che ci siano delle esperienze, così come in altri paesi africani, che valorizzano anche dei modelli di business un po' diversi dal modello di business tradizionale europeo, no? E quindi forse dei modelli di business che sono più coerenti con una prospettiva della sostenibilità, che tengono già in conto, perché così è tradizionalmente l'economia locale, la questione della circolarità, cioè dell'economia circolare, del prolungamento della vita del prodotto, del riuso, no? E anche di un modello produttivo che non punta alla massimizzazione del profitto e della quantità di prodotto, ma che accetta dei ritmi
un pochino più slow, che adesso sta diventando un paradigma anche per la moda italiana, da quando poi Armani se ne è fatto il primo portavoce. Naturalmente questa cosa avrà un impatto, appunto, no? Diventerà anche questa parte del white privilege in qualche modo, cioè riusciamo ad appropriarci anche di quella roba lì. Però voglio dire che gli ambiti per imparare gli uni dagli altri, secondo me, stanno aumentando, e bisognerebbe che facessimo qualcosa, insomma. Ecco, mi fermo qua. Grazie Emanuela. Andiamo a Adrian, la sostenibilità. Ok, allora provo a essere molto veloce. La sostenibilità ormai per noi è un filo rouge che va dentro ogni materia. Non è che oggi parliamo della sostenibilità, no, è il nostro modo di vivere adesso. Nella moda non è un trend, è una cosa importante. Ogni azienda sta muovendo in quella direzione. Per certa parte dell'industria è più difficile l'altro. Per moda, per me, moda vera, i problemi sono diversi di abbigliamento popolare, che ovviamente abbigliamento popolare, fast fashion, è molto più pesante. Per la vera moda, dove c'è tanta ricerca, sviluppo e tecnologia, c'è il passaggio magari più veloce. Ci sono tante nuove iniziative e credo che le scuole c'è una grande responsabilità di usare queste iniziative pieno per essere pronto per il futuro, che il futuro è proprio domani, dove noi deve essere tutti sostenibili in ogni cosa che noi facciamo. Punto, basta. Ok, ti lascio la parola. Grazie Adrian. Paul Henry, la sostenibilità invece. La sostenibilità, raggiungo ancora Eleonora Mora sul fatto che noi in Camerun abbiamo ancora bisogno del personale formato per spiegare cos'è la sostenibilità nell'ambito delle attività creative e soprattutto nell'ambito della moda. Quindi è da pensare, è anche vero che posso dire che non avendo già una produzione industriale, non sentiamo ancora l'urgenza localmente, per alcuni paesi africani ancora di più, di riflettere su questo. Però dobbiamo già anticipare, perché il mondo non è chiuso, quindi nei programmi dobbiamo anche già confrontarci e preparare un personale che lo fa sapere ai ragazzi cos'è, cosa bisogna fare, perché è importante rispettare l'ambiente e fare dei prodotti che comunque rispettano quell'ambiente lì, anche parlando del mercato e tutto questo, diciamo. Quindi è un tema su cui stiamo pensando di lavorare. Ecco. Grazie mille Paul Henry. Edward, la sostenibilità dal punto di vista di un designer? No, come ho detto prima, io voglio che tutti parlino della sostenibilità. Ovviamente, cioè, it's not new, you know, the idea of sustainability. La cosa più importante per me is the honesty in sustainability, because sustainability, it's very easy in our sector to become a conversation and a trend within a system. So everyone wants to speak sustainability, but in order to maintain, even a small company, come Senso Vino say, to maintain and build a sustainable company requires a lot of investment. It requires a lot of adjusting your production, how you're producing, what you're using, everything. But comunque, sustainability, you know, in large form, even when we talk to the students, we always have to talk about the quantity of what they're creating. Where is it going after? What are they using? It's very interesting, though, that I find young people, even like my young nieces and nephews, are very conscious of this. They're already, they're talking about this, you know? Young kids are much more eager and interested in knowing cosa succede domani. You know, we're here fighting about this, but the future is wide, and I think it has to be an essential part
of how we go forward. Grazie mille Edward. Allora, siamo giunti praticamente alla fine. Volevo chiedervi se avete qualcosa da aggiungere, se volete concludere con qualche riflessione, con qualche... Poi ovviamente lasceremo la palla anche alle persone che stanno seguendo. Volete aggiungere qualcosa? Beh, i discorsi sono enormi, si può parlare per anni, non per qualche minuto, lo so che Edward deve andare via. Però è stato un piacere a me si può parlare di questo tema, il primo passo sempre. Sì. Io vi ringrazio veramente perché non ci siamo limitati a parlare solo della visione delle scuole italiane e duale in Camerun, ma abbiamo parlato in modo molto franco di temi che sono veramente importanti e che se non si iniziano a parlare e non si iniziano ad esplicare in modo così chiaro e così vicino, no? Alle persone, facciamo fatica a parlare di educazione se in realtà non ci mettiamo noi in primis, no? Nell'ottica di parlare, discutere, di confrontarci, di creare un ponte con scuole e realtà in Africa e scuole e realtà in Italia, ma anche in Europa. Quindi vi ringrazio veramente di aver portato valore con questo argomento, perché l'educazione è veramente alla base, quindi ringrazio Emanuela. Grazie a voi, è stato veramente interessante e devo dire invito ad un tavolo che proveremo ad organizzare da noi, lo prometto. Grazie. Grazie a te, grazie a Paul Henry. Grazie a voi, buona continuazione, è stato un piacere conoscere le persone che non ho mai visto, conosco Emanuela e voi tre no, mai visto, quindi è stato un piacere. Piacere nostro, grazie ad Edward. Grazie a voi, è stato un piacere anche per me. E grazie anche a Adrian. Quindi. Grazie, thank you. Ci vediamo presto Edward, see you soon. Ne approfitto per dire che le persone possono collegare, possono uploadare a sinistra, nella casella sessioni, domande che possiamo poi rigirare ai nostri relatori in modo tale da poter proseguire con questo panel e con queste informazioni e con questi argomenti davvero, davvero molto interessanti. Vi auguro una buona serata, spero di rivedervi per poter proseguire e per vedere a che punto siamo con Fashion for Education e... Mi raccomando, veramente cambiamo il mondo perché ce n'è bisogno. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Grazie, ciao. Charity.